Il difetto più grande di questo ragazzo è che è un brutale, soprattutto con se stesso. Non ho mai visto uno così irascibile. Del medico ha la sensibilità e anche la tenacia. Umanamente, bisogna riconoscerlo, è un individuo difficile. Forse gli si può trovare un posto alla clinica di maternità del professor Klein. Certamente sarà come mandarlo allo sbaraglio, ma la cosa può tornare utile per lui e per noi. Con l'andare del tempo le cose peggiorarono. Dall'ottobre 1841 al maggio 1843, cioè in 20 mesi, si verificarono 829 decessi su un totale di 5.139 ricoverate. Cifra corrispondente al 16,1% di tutte le partorienti. Senza contare le puerpere trasferite in clinica medica quando già erano affette da febbre puerperale. A Parigi hanno incriminato il latte, allontanato le balie, ma si continua a morire come qui. A Dublino l'epidemia da febbre da parto ha mietuto tante vittime quanto a Praga e a Stoccolma. Stiamo facendo qualche cosa nel mio reparto, ma di fronte a certe catastrofi cosmiche ogni congettura è possibile, ogni teoria sembra risolutrice. Nel primo anno della mia direzione la mortalità delle partorienti era del 7,45%. Da allora è scesa Le anche al riunioni di questa 5%. commissione d'inchiesta si assomigliano 3.096 tutte. ricoverate del Non ho mai capito 1841 se Klein sia sono più morte cinico o più 237. incosciente. La febbre puerperale è il doloroso tributo che le donne pagano all'ingresso nella loro vita di madri. Conto i morti come si conta un filare di alberi. Anche il professor Scanzoni, il più eminente ginecologo della Germania, parla di terribile Adesso capisco divinità, perché le donne sconfitte preferiscono partorire a inevitabili. casa. Le sue Non è parole ci solo confortano, ci cinismo o spingono alla sola vanità incoscienza, c'è di e peggio. alla Klein non applica guerra. Muoiono nessun perché i metodo di locali sono ricerca. spesso Tra le sovraffollati, terapie una che ogni volta che il volta adotta clima non c'è è alcuna stabile, muoiono perché relazione. si Si spaventano, affida perché al se stessi sono caso o nella disponibilità dei all'intraprendenza di qualche ragazzi suo madri. Muoiono assistente. perché le visite Almeno sono oggi si sa volute con male, certezza che perché si si muore più affaticano da Klein parlando. che da Barsch. Muoiono perché Con le tutti i favori che Klein gode a corte, visite troverà un sono certo nuovo motivo per volute giustificare male, tanti morti. perché Daranno la le colpa a qualche affaticano oscuro parlando. Muoiono perché miasma, a qualche le incauto visite sono studente, a qualche volute male, misteriosa perché si è epidemia. contratto durante il puerperio. Professore, professore, anche le ultime statistiche confermano che la mortalità del nostro reparto è più elevata. Ci deve pure essere una causa valida che giustifichi la differenza di mortalità. Se si muore meno da Barch, mio caro dottore, è perché da lui l'esplorazione vaginale sulle donne incinte viene praticata esclusivamente da allieve levatrici, mentre da noi è fatta dagli studenti senza alcuna delicatezza, provocando con la loro brutalità un'infiammazione fatale. È di questo che lei dovrebbe preoccuparsi. È anche colpa sua se gli allievi medici sono a volte maldestri. Lei va in cerca di fantasticherie invece di fare il suo dovere. Le ripeto, professore, una causa ci deve pure essere. Le statistiche dimostrano chiaramente. Quando mai un buon medico cura con le statistiche? Nei libri del professor Scanzoni non si è mai letto di queste buffe terapie. Io devo andare a fondo di questo problema. Professore! Mi dia il permesso per uno scambio. Le levatrici che fanno il tirocinio da Barch, le facciamo venire qui. E noi mandiamo da Barch i nostri allievi studenti.
troviamo di fronte, come sospettavo, ad una vera epidemia. La morte ha seguito gli studenti. Bars non ne vuole più sapere e ha richiesto alle sue levatrici. Klein ha proposto di espellere tutti gli studenti stranieri perché ritiene che siano loro a propagare la febbre puerperale. La commissione l'avete sentito, sembra d'accordo. Lei è sicuro, professor Klein, che si tratti davvero di epidemia? Ma certo, non ho alcun dubbio. Ma allora come spiega l'impossibilità? La causa che cerco è nella nostra clinica. E da nessun'altra parte. Che deve preoccuparci. Letto 25, sala parto, urgente. Professor Klein, ho urgente bisogno di parlarle. Adesso non ho tempo. Io devo parlare con lei. Per favore, non insista. Professor Klein! Il professor Klein dispone che sia soppresso l'uso della campanella. È stato accertato come esso fomenti nelle partorienti uno stato d'ansia che le predispone agli attacchi della febbre puerperale. Da oggi lei deve fare un altro percorso e deve anche abolire la scampanellata. Portatemi tutte le bacinelle che trovate. Portatemi altre bacinelle. Da questo momento voi studenti dovrete lavarvi bene le mani prima di visitare le pazienti. Non permetterò che un medico, un infermiere, uno studente passi dalla sala di anatomia al padiglione delle ricoverate senza essersi prima lavato bene le mani. Ma ce le laviamo già le mani, sempre, con acqua e sapone. No, 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 il sapone non basta. Qui troverete della clorina liquida. Non riesco più a dormire, collega. Tutti gli orrori di cui ogni giorno sono un impotente testimone mi rendono la vita impossibile. Non posso continuare in questo stato, in cui tutto è oscuro, in cui soltanto il numero dei morti è preciso. Sta attento, amico mio. Sta attento. Circolano già troppe voci su di te. E qualche volta non gli si può dare torto. Dottor Semmelweis,
se ne vada immediatamente. Se ne vada! Non sopporto queste pagliacciate. Questa è una clinica seria. Dopo queste vaccinelle, che cos'altro dovrò ancora vedere? Tutto ciò è semplicemente ridicolo! 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 Questa volta Klein ha trovato il pretesto per revocare l'incarico a Semmelweis. Beh, finalmente lascerà il suo posto a un medico austriaco, questo pazzo. È una vita infernale questa. Il pensiero della morte dei miei malati sta diventando insopportabile. Soprattutto quando questa si insinua tra le due gioie dell'esistenza. Quella di essere giovani e quella di dare la vita. Io ho ancora molti dubbi, ma credo di essere vicino a qualcosa. A qualcosa che. Qualcosa che mi permetterà di risolvere questa tragedia. La stupidità di Klein è soltanto un misero ostacolo. Una volgare barriera fatta di morti, di dolore, di grida spaventose. Saranno spazzati via da un fiume in piena. Adesso dovresti toglierti di mezzo per un po'. Contro Klein per ora non si può far nulla. È un medico mediocre. Un poveretto può comportarsi come un criminale, ma è troppo potente a corte. E poi tu sei straniero. Sì, parli bene il tedesco adesso, ma ti comporti in un modo. Anni fa anch'io fui in un certo senso punito per aver osato contraddire Klein. Per 7 anni ho dovuto fare il medico in questo manicomio. Poi ho scelto una strada diversa. A volte mi pare che un insolente destino provi gusto a giocare con la morte e la nostra tragica impotenza. Spesso ho pensato che questo destino meschino e violento ha lo stesso volto di Klein. Agostino Bassi, Pilotti. Lavora all'Università di Pavia. Si dice che già da alcuni anni stia ricercando sulle malattie dei bachi da seta. Pare affermi che il male non sia spontaneo, ma contagioso. Parla di germi estranei che trasmetterebbero la malattia con il semplice contatto nella stessa atmosfera. Ora pare che stia estendendo le sue riflessioni su molte malattie dell'uomo perché vuole dimostrarne l'origine parassitaria. Telegramma, dottor Semmelweis.
Lesca è morto. Si è ferito al dito durante un'autopsia. Infezione, piemia, morte. Io devo tornare subito a Vienna. Io lo sapevo. Lo sapevo. Kolečka è morto della stessa malattia di cui ho visto morire centinaia di puerpere. Sì, anche le donne sono morte di flebite, di linfangite, peritonite, pleurite, pericardite, meningite. Anche nei loro organismi si formavano delle metastasi. Ecco ciò che cercavo da sempre nell'ombra. Questo e nient'altro. C'è una perfetta identità tra il quadro anatomo-patologico di Kolečka e quello delle donne che muoiono per febbre puerperale. La ferita nel dito di Kolečka è stata infettata da sostanze benefiche cadaveriche per contatto diretto. Sono le dita degli studenti, contaminatesi nel corso delle dissezioni, che portano le fatali particelle cadaveriche negli organi genitali della donna incinta. Soprattutto all'altezza del collo dell'utero. Deodorare, pulire, lavare le mani. Il problema è tutto qui. Sì, cauto, ora che siamo riusciti a trovarti questo posto alla seconda clinica da Barsch. Che cosa hai messo nell'acqua? Cloruro di calce, semplice cloruro di calce. Importante lavarsi le mani accuratamente, fino a quando il lezzo cadaverico non sia completamente scomparso. Alla luce di queste disposizioni, i risultati non hanno tardato a venire. Come il professor Barsch può testimoniare, nel mese di maggio del 1847 la mortalità delle partorienti della seconda clinica raggiungeva ancora il 12,2%. Mentre nei rimanenti 7 mesi dello stesso anno, su 1841 partorienti, 56 soltanto morirono, con una percentuale del 3,4%. Tuttavia, da quando la disinfezione con acqua clorurata viene praticata, e non soltanto all'inizio delle visite... Statistiche. Non vogliono dire niente, o quasi, e lei lo sa bene. Tutti gli eminenti professori stranieri che abbiamo interpellato considerano la profilassi suggerita dal dottor Semmelweis un semplice palliativo. Dobbiamo credere ai vostri numeri o all'unanime dissenso di illustri colleghi? Skoda si sta giocando tutta la sua reputazione. O fanno fuori lui o fanno fuori te. La scoperta di Semmelweis presenta un tale interesse per l'avvenire della chirurgia e dell'ostetricia che chiedo venga nominata immediatamente una commissione per esaminare con assoluta imparzialità i risultati da lui ottenuti. Con che coraggio si chiede l'intervento di una commissione quando il dottor Semmelweis non ha avuto lui il coraggio di pubblicare almeno una relazione sulla terapia di quei malsani lavaggi? Chiederò al ministro non solo il divieto alla costituzione di una nuova commissione, ma anche l'allontanamento da Vienna del dottor Semmelweis. Un elemento ormai dedito a fomentare discordie e non a cercare il bene della medicina.
Ho qui una lettera. Ho paura che perderemo questa prima battaglia. Ancora una volta ti revocheranno l'incarico. Scalzoni non è solo. Klein è furibondo, muoverà tutte le sue pedine. Come Bamberger, come Hammernick. Ormai non è più un problema della medicina. Ne ha fatto una questione personale. Il nostro ungherese. È ormai inutile che ci avveleniamo gli animi. Avete sradicato la mia speranza come un albero. L'eccedenza di mortalità provocata dalla febbre puerperale nel primo reparto di ostetricia è da attribuirsi a influenze epidemiche. E per influenze epidemiche si hanno da intendere cambiamenti atmosferici, cosmico-tellurici, fino ad oggi poco precisati, i quali, diffondendosi talvolta su intere regioni, provocano la febbre da parto nelle donne predisposte dal puerperio. Ma le epidemie sono spaziate da intermittenze. Da intermittenze che possono durare per anni. La febbre puerperale, invece, ha spadroneggiato nella prima clinica ostetrica per una lunga serie di anni, con pressoché nessuna intermittenza. Non c'è un'epidemia di colera ogni anno. Qualora le cosiddette epidemie di febbre puerperale fossero veramente determinate da influssi atmosferici, allora tali epidemie non potrebbero sopravvenire in stagioni o climi diversi, o meglio, contrari. In realtà si osservano epidemie di febbre puerperale in tutte le stagioni, nelle più svariate zone climatiche e sotto tutte le condizioni meteorologiche. Le cause cosmiche, telluriche, igrometriche che si invocano a proposito della puerperale non possono aver valore, dal momento che si muore più da Klein che da Barch, più all'ospedale che in città, dove le condizioni cosmiche, telluriche, tutto quel che si vuole, sono pur sempre le stesse. L'ossessione del dottor Semmelweis era questa. Si muore di più da Klein che da Barsch. Voi avete irriso le statistiche che andava compilando Semmelweis. Voglio ricordare che il governo ha nominato molte commissioni per far luce su questi tragici eventi. Una delle cause principali di questa sproporzione, e cioè il modo brusco e spesso indelicato con cui gli studenti eseguivano l'esame ostetrico, abbiamo subito cercato di eliminarla. E così ci siamo comportati con tutti i suggerimenti che via via le varie commissioni ci fornivano. Se i provvedimenti attuali sono risultati alla fine inefficaci, non è per cattiva volontà. Non c'è mai stata malafede. Le levatrici di Barsch vengono scambiate con gli studenti di Klein. La morte segue gli studenti. Le statistiche di Barsch diventano angosciose e Barsch, sconvolto, rimanda gli studenti al posto da dove erano venuti. Tutto fu risolto con le ridicole espulsioni degli studenti stranieri. Forse quello che rende Semmelweis diverso da noi è il fatto che non ha mai voluto accettare supinamente l'impotenza della scienza medica di fronte al sacrificio di tante vite innocenti. Ha analizzato senza preconcetti o prevenzioni tutte le cause supposte dalle commissioni ed è giunto alla certezza assoluta che nessuna di esse poteva reggere al vaglio di una critica obiettiva. Il destino mi ha eletto difensore delle verità che sono esposte in questo libro. E ormai è mio perentorio dovere uscire allo scoperto e difendere queste verità. Io, infatti, ho abbandonato la speranza che l'importanza e la verità della cosa rendano inutile e superficiale affrontare ogni tipo di lotta. Quindi non avrò più riguardi verso le mie inclinazioni. Conterà solamente la vita di quelle donne e di quei bambini che non partecipano ovviamente alla questione. Chi tra me e i miei avversari è dalla parte della ragione? Si è voluto dare più spazio alle credenze tradizionali che al dolore per i morti. Ogni fantasia tornava comoda per mascherare la vera causa del male. Anche motivi psicologici sono stati utilizzati. E nemmeno gli usi religiosi sono sfuggiti all'accusa di essere causa della febbre puerperale. Ricorderanno tutti l'episodio della campanella. Lo stesso dottor Semmelweis mi aveva confidato di non poterne più del desolante suono della campanella che precedeva il prete con il viatico.
Questa campanella era per me un ammonimento tragico, perché io indagassi con tutte le mie forze su tale ignota causa. Ebbene, anche in questa differenza di ambiente fra i due reparti si è creduto di trovare la spiegazione della differenza di mortalità. Per questo io, durante il mio primo periodo di servizio, mi appellai al senso di umanità dei servi di Dio e senza difficoltà alcuna riuscii a che i sacerdoti, da allora in avanti, facendo un giro e senza il suono della campanella, si recassero direttamente nelle camere delle malate senza sfiorare ulteriori stanze, in modo che nessuno, tranne i presenti nella camera, si accorgessero della presenza del prete. Con ciò, le condizioni fra i due reparti risultarono equiparate. Tuttavia, la differenza di mortalità rimase. Un'altra diffusa credenza da smentire è quella dello sforzo fisico. Io mi rendo conto, adesso meglio di allora, che la fantasia impiegata per trovare giustificazioni non aveva alcun ritegno. Impudica come coloro che... Ma lasciamo perdere. Nella prima clinica ostetrica vigeva l'uso per cui le puerpere che avevano appena partorito, dopo il parto, dovevano alzarsi dal letto e dovevano recarsi a piedi al letto a loro assegnato, attraverso uno scalone chiuso e in inverno riscaldato. Il percorso era abbastanza lungo quando le puerpere dovevano andare in camere situate lontano dalla sala parto. Solo le più deboli o quelle malate che avevano subito una eventuale operazione venivano trasportate. Che però questo inconveniente non abbia provocato la maggiore mortalità nel primo reparto risulta dal fatto che tale inconveniente era presente anche nella seconda clinica ostetrica ed in modo ancor più svantaggioso, poiché il secondo reparto ostetrico è diviso in due parti da un porticato aperto e pertanto tutte le donne che avevano partorito dovevano passare attraverso di questo. Perfino gli abusi hanno confermato la teoria di Semmelweis. Le ragazze benestanti, al fine di evitare l'inconveniente di esporsi alle pubbliche lezioni, partoriscono in città presso delle levatrici e poi si fanno portare in carrozza alla clinica ostetrica con la scusa di essere state sorprese dal parto per la strada. Se il bambino non è battezzato e il cordone ombelicale è ancora molto fresco, allora una tale nascita viene considerata come nascita stradale e la madre partecipa a tutti i benefici delle altre. Il numero di queste nascite stradali è molto alto e supera ogni mese nelle due cliniche la cifra di 100. Bene, io ho notato che le puerpere che partoriscono per la strada si ammalano in numero molto inferiore a quelle che partoriscono nella clinica. Giorno e notte mi perseguita l'immagine della malattia di Kolechka. Nel reperto microscopico di Kolechka e nel reperto delle puerpere noi troviamo gli stessi prodotti. Beh, le cause che hanno determinato la morte di Kolechka ci sono note. Non fu la ferita al dito a provocare la morte di Kolechka, ma la contaminazione di particelle di cadavere introdotte dal bisturi nel sistema vascolare. Se la malattia di Kolechka e la malattia per la quale io ho visto morire tante puerpere sono identiche, ho dovuto pormi questo interrogativo. Alle donne morte per un'identica malattia sono state introdotte particelle di cadavere nel loro sistema vascolare come in quello di Kolechka? Io mi sono risposto di sì.